Parlare male di una persona può derivare da motivazioni complesse, spesso radicate in emozioni negative come invidia, gelosia, rivalità o risentimento. Queste emozioni possono scaturire da una varietà di fattori, come la percezione di un'ingiustizia subita, l'ambizione non realizzata o l'ego ferito. In alcuni casi, la critica o il parlare male possono essere un modo per cercare di affermare il proprio status sociale o la propria autostima, denigrando gli altri per sentirsi superiori. Questo comportamento può essere incoraggiato da dinamiche sociali negative, come gruppi che alimentano la rivalità o il pettegolezzo. In altre situazioni, il parlare male di qualcuno può essere causato da incomprensioni o pregiudizi, dove le persone possono trarre conclusioni affrettate basate su informazioni limitate o distorte. Il giudizio superficiale può portare a interpretazioni errate della personalità, delle azioni o delle intenzioni di una persona. È importante sottolineare che parlare male di qualcuno è dannoso e non costruttivo. Promuovere il rispetto, l'empatia e la comunicazione aperta è essenziale per superare queste dinamiche negative e favorire un ambiente in cui le persone possano comprendersi reciprocamente e risolvere i conflitti in modo sano. A livello sociale, il parlare male di qualcuno può essere influenzato dall'ambiente circostante, come gruppi di amici o colleghi che incoraggiano il pettegolezzo o la rivalità. Il bisogno di appartenere a un gruppo o di essere accettati socialmente può spingere le persone a partecipare a conversazioni negative su altre persone. Emotivamente, il parlare male di qualcuno può essere scatenato da una vasta gamma di sentimenti, come invidia, gelosia, rabbia o risentimento. Queste emozioni possono essere alimentate da esperienze passate, competizioni per risorse o successi, o percezioni di ingiustizia.